E benvenuti a quelli delle 12. Io sono sempre Chris Singh, Io sono Leo. il boss con il cappello, tra parentesi, e oggi abbiamo un ospite speciale. Grazie per lo speciale. Alfonso Oliver. Alfonso L'ho Oliver. fatto dire a lui perché io mi sto sbagliando da tutta la mattina e lo chiamo Sì. col suo nome Facebook, No, che sarebbe Alfonso Oliver. l'ha ribattezzato già 20 volte, però. ragazzi, scusate. Ci sta, va bene, va bene, va Ma bene. te. Va bene così. Che accento emiliano, come sentite, che non è di qua, appunto, di dove sei, da dove vieni? Allora, praticamente io nasco a Crotone, però ho cresciuto a Reggio Emilia, quindi ho un mix di accenti. Cioè, però, beh, sì, emiliano, diciamo. Infatti, quando è arrivato, ho detto, boia, che accento. Ma ci sente troppo? No, ne intendo che lui mi ha detto comunque sia, è della stessa zona di dove viene Dalla moglie, mia sì, da moglie e i Rossella. suoi parenti, sapendo comunque sia la zona, sono arrivato e mi Pensavo, parlato compa, emiliano, invece capito? no. Cioè, mi Anzi, sei parlato in emiliano. ricordiamo anche Crotone in Serie A adesso. Crotone in Serie A, Quindi, davvero, sì, tutti contenti. Ora. ma cavolo, è un traguardo Davvero. storico, per E gli così diceva, ha dire. fatto la solita cosa, ha fatto Rino Gaetano, è partito a Crotone anche lui, lui è andato a Roma, se è andato a Reggio Emilia. Poverino, è morto anche giovane, Molto poverino. giovane, poteva dare ovviamente tantissimo ancora, cioè ha fatto delle canzoni spettacolari, io sono un fan di Rino Gaetano, Ma io veramente. credo che lui sia stato proprio una rivoluzione, Sì, cioè proprio a rivoluzione. livello cantautorale È sia stato vero. uno che ha rivoluzionato proprio il modo di scrivere. Sì, Loggia. Sì, davvero. Io c'ho Grazie. la mia chiavetta con Rino Gaetano, mi Abbiamo già sento qualcuno veramente. che ci segue, eccoci. È Simone che ci dice fate i No, bravi. Davide Mancini, ciao bella gente, ciao. Ciao, ciao, ciao David. No, dicevo che funziona, non ho mai usato quel lavoro lì. Ah, quindi le persone che si collegano. Si Ah, ecco, possono scrivere, anche poi scriverci. H, si sta Salve, collegando altre. buongiorno. E ci Hai visto? scrivano, sì. Ciao, ciao a tutti, Bello, bello, benvenuti. bello. Quindi siamo sia in televisione che Esatto, su e Facebook. già anche in streaming sul sito Già appunto sul della sito televisione. Quindi abbiamo tre punti. www.televisionetoscala.tv. Esatto. Ma dai, parlaci un pochino di te. Cosa fai nella vita? Ah, adesso una vita sogno. Allora, io nasco artisticamente nel 2012, discograficamente, con il mio primo disco Tell the Rock, per un'etichetta Terra Sommersa, che è stata la mia prima etichetta discografica. Da lì il mio primo album da solista, Tutta colpa della musica, nel 2014, fino poi ad arrivare con Manuel Auteri, che tu conosci molto bene, con la quale Siamo ho tornati un collaborato in sacco. questi ultimi due singoli, che poi casomai andremo a vedere. Bla bla Come sei bla, e lui non siamo sciorti, noi. aspetta, piano piano, arriva alla fine con un Ah, attimino più di vabbè, calma. arrivederci, No, io ti ho giovedì fatto, prossimo. no, io ti ho fatto un'impolverata, poi adesso ti Ora dico, piano piano si ora comincia a piano piano ti sviscerare, sì. dico, ti sviscero tutto quanto. Sceneriamo la cosa, tipo come hai cominciato, cioè perché proprio la musica? Ma ti dico, è Potevi fare stato. l'imbianchino, lo spazzino, la No, ma io ho musica. sempre lavorato come carpentiere fino a qualche tempo fa. Poi diciamo in questo periodo mi sono autolicenziato dalla mia ditta per diciamo, prendere a pieno questo, almeno provare a prendere a pieno. E ho sempre cantato sin da bambino, cantavo così per diletto, ma più che altro sai, per le ragazzine, così, portavo la chitarra in macchina. Poi un giorno è stata proprio una forte chiamata, avevo 18 anni, aprono proprio una scuola pubblica di canto davanti a casa mia, cioè di musica. Quindi. No, ma se tu, dice cosa strana, ma se tu vieni davanti a casa mia ci passeresti solo per sbaglio, cioè infatti non so, tra l'altro c'è una via anche chiusa, quindi io, allora ho detto, beh, sarà il fato, sarà così. Al che ho cominciato appunto a Sognare. studiare, da lì poi a scrivere anche i primi, diciamo, le prime cose da diario, i primi abbozzi da diario che poi sono diventate canzoni, e da lì poi si è nata tutta, diciamo, la storia. Diciamo che poi mi hanno chiesto di fare questo CD, ascoltando le mie canzoni su YouTube, così ho Aspetta, scoperto. rimaniamo in ambito musicale, Sì. aspetta una volta. Tu hai detto che hai cominciato a sognare sulla musica, ma tutti quanti hanno, diciamo, a parte la scuola, Sì, ci sì. avrai qualcosa, capito, che ti ha portato comunque a dire è la mia strada. Ma se vogliamo parlarne musicalmente, ti potrei dire un disco dei Queen, Night, dopo era lì, sì, è stato il primo quello. Mama, quello lì è stato un brano. Poi vabbè, anche il grande Rino Gaetano, ma più che altro non tanto a livello musicale, proprio a livello tes di testo. E infatti citavamo prima Rino Gaetano. Cioè, dire in quattro parole quello che veramente senti dentro, cosa che non diresti a nessuno, e quello lì è stata, diciamo, la cosa che mi ha spinto più di tanto. Perché Questo alla fine io volevo nasco sapere. come autore. Poi mi sono, diciamo, dilettato come cantante, ma io nasco come autore di testo. Ah, quindi prima scrivevi le canzoni per altri, dopo comunque hai Sì, no, ma cominciato più che altro per altri le a cantarle? scrivevo così tanto per. Poi ho visto che riuscivo a metterle in rima, no? Riuscivo a farle diventare canzoni, no? Perché come dicevo prima erano più che altro confessioni da diario. Poi ho visto che la cosa riuscivo a farla più, allora ho detto, beh, proviamoci. Proviamo. Proviamoci.
insomma, come tutti poi. Che bella cosa, mi piace quando inizia così, ci stanno seguendo già su Facebook, sì, sì. Anzi cominciamo a salutarli un po', io non posso piegare oggi verso la diretta, quindi perfetto, dai, quando, c'è la, per quando c'è il video poi salutano tutti, quelli che ci scrivono, vai. Ah, chissà se c'è mia mamma anche. Ah, lei è sempre su Facebook. Tanto c'è il suo fidanzato, quindi ti controlla. Ciao, ciao. Ciao. Sì, l'altro giorno si è lamentata che non gli ho mandato un bacio. Scusa, giustamente. Ok, scusa. Ti saluta sempre quando fa la diretta, perché te non devi salutare? Perché io gli mando il messaggino. No, lo devi salutare la in televisione. Ettore. Ah, lui gli risponde subito. Ma... c'ha ragione. Sì, vabbè, c'ha ragione. Lui sarebbe a casa mia. No, invece un saluto televisivo è tutta un'altra cosa, scusa. Ciao amore mio, mi stanno sgridando, per cui ciao. Ciao. Quindi, a parte il saluto a mio ometto. Allora, praticamente abbiamo cominciato a parlare di quello che la musica è per te. Siamo arrivati, certo, diciamo, nei dintorni, diciamo, di un CD. Quindi sì, qualcuno ha creduto in te. Sì, esatto. Appunto era la prima, l'Hotel del Rock è stato il primo CD che ho fatto con la prima band. La Terra Sommersa, che era la mia prima etichetta discografica indipendente, che comunque sia, diciamo, mi ha lanciato in questo. Mm-hmm. Poi da lì ho capito un po' le dinamiche, mi sono proprio interessato alle dinamiche, perché poi tu lo sai anche, tu è proprio un mestiere quello. Sì. Cioè, un conto è il canto, la musica, che uno vive di musica, può fare il cantante a vite, ma non essere riconosciuto, ma un conto è proprio il business della musica, è un'altra cosa, cioè la vendita dei CD, cioè, esatto, quello è tutto, quello è proprio un mestiere a parte. Infatti c'è parecchia gente che non capisce che sono due cose differenti, ma anche il fatto di sai suonare, anche se suoni sotto casa tua, tu stai suonando, stai comunque interpretando qualcosa, ma quando poi fai qualcosa per vendere, e lì c'hai delle dinamiche ben precise, insomma, sì. Adesso non è che voglia fare il saccente, però no, è vero, però diciamo l'impatto comunque con questo mondo musicale, che comunque economicamente parlando è un attimino diverso, perché praticamente sì, è più difficile. È più difficile, insomma, ovviamente. Però vabbè, come tutto oggigiorno, adesso non è che solo la musica, anzi, uno dice ma vatti a trovare lavoro serio. E tu, no, ditemi dove è il lavoro serio. Ma ha inventato il lavoro oggi, è vero, non c'è più il posto fisso, non c'è più. Quindi ma io stesso uno bravo se come carpentiere, comunque sia, ho dovuto anche perché il lavoro manca, comunque, cioè, manca perché manca dappertutto, non mica solo. Quindi uno si deve inventare i lavori di oggi su internet, cioè tutti i lavori uno si inventa. Quindi ora faremo vedere ora il primo video è bla bla, l'ultimo. Che appena l'ha messo ha fatto ci sono le donne nude. No, ho detto c'è qualcosina di. No, non è Osè. Dai, sto prendendo in giro il boss col cappellino. Ma io esorto a guardare anche l'altro video egoista, che quello lì mi ha portato veramente nei casini. Sì. Ho pagato anche due denunce. Dopo ce lo racconti, intanto lanciamo il tuo video. Intanto lasciamo bla bla bla. Bla 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 e poi se ne parla. Illuso, maledetto, stropicciato. Bla 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 bla. Dove sono finiti quei progetti stabiliti? Un futuro bianco e nero, tanto amore, poveriti. Dove sono finite quelle sere a raccontare? Che per ogni giorno tu mi stavi ad aspettare. Tradimenti, prendo bastonate ma non mollo questi denti. Ti ricordi ancora che eravamo in una storia? Pensa alla mia faccia come fosse una malora. Dimmi cosa t'abbiamo fatto poi cambiare idea. Mi chiamavi principe e tu eri la mia dea. Adesso che mi incontri faccia a faccia per la strada, ti giri su te stessa e non mi degni di un'occhiata. Bla 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 bla. Lei diceva bla bla bla.
bla 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 bla, era solo un bla 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 bla, mi diceva bla 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 bla, solamente un bla bla bla, ma tempo al tempo e tempo al tempo, temporeggio con il tempo, arriverà anche a te il momento in cui sarai solo al vento. Se permetti mi riprendo i dietro giorni, mi faccio i conti in tasca, me ne vado coi miei sogni. Mi sei debitrice verso questo sentimento, adesso paghi i conti per il nostro fallimento. E bentornati, siamo sempre quelli delle 12, io sono sempre Chris Singh, lui è sempre il boss col cappello in arte Leonardo Menicucci e lui ha finito col feticismo il suo video. Comunque bel video, molto bei piedi. Sì, sì. Si stava dicendo bei piedini. Ah, ti piacciono? Vedrai, no, sì, sì, i piedi, no, belli, ragazzi, sono belli. No, è stato un video molto particolare quello, anche per la, diciamo, l'atmosfera che si era creata. Dai, raccontaci un pochino. Ma sì, l'atmosfera un po', diciamo, sai, si era bevuto. Allora, sai, chi ballava a destra, chi ballava a sinistra, sì. Insomma, era creato molto come frizzante, capito? No, niente di che. No, appunto. No, vabbè, non dico niente. Invece l'altro video che ti ha portato un po' di problemi? L'altro video, sì, Egoista, infatti sono tornato a guardare Egoista, mi ha portato proprio perché, cosa è successo? Innanzitutto c'era una ragazza che ha lavorato in questo video, che era, diciamo, una che stava un po' sulle scatole un po' tutti. Praticamente mi hanno innanzitutto segnalato il video dopo 2-3 minuti che ero su YouTube. Cioè non si poteva vedere a meno che tu non fossi iscritto e dichiarassi che avessi 18 anni, e già quello lì. Poi erano usciti 2-3 articoli sulla Gazzetta di Reggio perché qualcuno era andato a segnalare il video come oltraggioso per il mondo femminile, roba varia. Ma di cosa? Ma il video in pratica era, allora, parlava di Egoista, dove dico io sono egoista, e in pratica abbiamo voluto mettere il video su, diciamo, rappresentare quello che è l'egoismo, appunto rappresentandolo con donna, denaro e donne, capito? Non c'è il potere. Poi la storia recente ce lo racconta, certo. Adesso non senza citare nessuno. Quindi era quello un po' il video, no? Diciamo, questo ragazzo, questa persona qua che ha tutto e alla fine rimane senza niente, però ha tutto. Al che non è stato capito e... Abbiamo un messaggio. Il video è molto interessante, originale. La traccia mi ricorda molto Hit The Road. Sì, è vero. Jack. Hit The Road Jack, sì, sì, è vero. Mr. X. Sono un gran plagiatore. Mi piace plagiare. No, scherzo. Mi piace plagiare. No, ho studiato jazz. Allora c'era quel giro lì, Tand, che poi è un giro, un cliché, capito? Sì. E l'ho messo in una canzone, però è vero. Sì. Dai, l'hai sgammata così, che cavoli, cioè, no. Come lui 2 minuti su YouTube subito segnalato, cioè anche qui subito peccato. E quindi dicevo, poi sono usciti appunto degli articoli sul giornale che mi hanno, però questo mi ha portato pubblicità perché da lì ho girato un sacco, cioè anche TV locali sono interessate a questo, diciamo, perché quando fai notizia poi sai ti chiamano, sì, sì. Ti chiamano e poi c'è curiosità di vedere il video, sicuramente... sì, ma poi, cioè sì, è un video dove è molto, cioè è esplicito, dove c'è anche un bacio saffico, no? Due ragazze che... Vabbè, se te vedi... Nel senso, hanno fatto a kiss a girl, nel senso, io penso che un bacio saffico... Non so se hai visto, o comunque, se ti apre di vederlo, Infernet, che dopo vedremo il trailer, vedi. Cioè, lì c'è veramente tutto quello che porta internet, e c'è anche Luca Seta e Andrea Montovoli che si baciano, due gay, e vengono picchiati, quindi cioè è una cosa comunque al giorno d'oggi, non è un bacio da due donne, non è niente. Anzi, di... dopo ci scherziamo anche insieme nel nostro servizio, appunto, che abbiamo fatto. Ma quello, io credo che il male è sempre negli occhi di chi lo vuole vedere. È vero. Cioè, quindi se... Ma adesso, ma anche lo stesso Vasco Rossi, mi ricordo che ha avuto dei problemi perché c'era una ragazza che si è messa in topless, l'avevano ripresa nel video e gli hanno dovuto far cancellare, cioè gli hanno fatto rifare. Ma dai. Perché... Cioè, ragazzi, con gente, su YouTube vedi gente che viene sgozzata, viene uccisa. Appunto, no? Viene bruciata viva. Basta vedere in televisione cosa si manda, dai. Ma io ho visto dei video, veramente, gente che viene bruciata viva, cavolo. Cioè, per vedere un sedere, per vedere un seno, cosa sarà mai? Più che altro davvero se va, siamo andati. Abbiamo una bella ragazza qua, adesso lasciamo andare perché è bello. Grazie.
Ah, fra un po' sarà così, no? No, è vero. No, è vero, è vero. Comunque sia, già adesso basta solamente pensare a quanto, che storia hanno fatto per quella farfallina di Belen, che sì, alla fine, dai, era un tatuaggio su un'anca, un vestito che alla fine coprente, certo, perché certo, alla fine il seno, tutto, no, quello che era per sta farfallina, un casino. E poi si vede le peggio cose in televisione, cioè, voglio dire, c'è dei programmi, a parte dei programmi, solamente come parlano, cioè, c'è delle persone inguardabili, e se uno si mette in topless, si mette in topless. Ma poi sai, nel 2016. Dai. Infatti. È un po' esagerazione comunque. Quindi praticamente abbiamo un cattivo ragazzo perché è stato denunciato perché è egoista su YouTube. Buon ragazzo, buon. Un ragazzo buonissimo. Ma parliamo ancora un pochino della tua carriera. Dopo bla bla bla, che è successo? Allora, dopo bla bla bla, sono andato in Ucraina e sono stato appunto chiamato in Ucraina per quel brano lì che poi ascolteremo dopo. Che, e ho avuto modo, e questa è una cosa che può interessare a te, ho avuto modo di vedere veramente cos'è l'Ucraina a livello musicale, perché lì, a parte che lì hanno una cultura dei live allucinante, cioè le discoteche, cioè io ti dico, io sono andato a fare, dovevo fare due concerti, perché avevo ascoltato questo brano, questo cantatore che lui abita in Ucraina, ha ascoltato un mio brano, Giro Giro Mondo, gli è piaciuto, gli ha fatto ascoltare i suoi promoter. Abbiamo organizzato una tournée, dai, vieni a provare. Da due concerti sono arrivato a fare praticamente due settimane di concerti, tutte le sere, e ogni locale, cioè, c'erano il botteghino biglietti, cioè se tu volevi entrare, ma chiunque, cioè se tu vuoi entrare, anche il concertino di pagare il biglietto, non esistono le menate della CIA e qua e là eccetera eccetera, e la gente, siccome le discoteche non vanno, come non esistono le menate della CIA, nel senso che comunque sia devi pagare delle tariffe, diciamo, adesso non so come funzioni lì, però sai, qua molti locali hanno chiuso perché sì, la CIA le tartassa. E cosa succede? Che comunque sia, tu vai a vedere la gente, non andando in discoteca, perché sono discoteche ma non vanno di moda, va proprio a vedere live, cioè la gente sta lì attaccata, seduta a vedere live, e noi italiani lì siamo gli americani, ma è una cosa allucinante, cioè io mi cantavo le mie canzoni, appena attaccavo l'italiano in Toto Cotugno uscivano fuori dai tombini, è una cosa allucinante, non sto scherzando, cioè, infatti bisogna provare, io non ci credevo, provare per credere. Sound dice, ma l'erba del vicino è sempre più verde, no? O più buona. No, invece è vero, in questo caso veramente, in questo caso sono rimasto colpito, folgorato. No vabbè, l'erba del vicino è sempre più verde o più buona, però me la devo scrivere. No, beh, si dice più verde, però beh, più buona, dico sempre più buona così, tanto per... Faccio la battuta. Comunque andrò in Ucraina anch'io, veramente, dopo questa notizia, dato che mi continuano a dire che in America sarebbe una cosa ganza fare questa cosa. Ma che cos'è? Qual era il video di cui si stava parlando? Nome? Del video che dovremmo... Il tuo, sì. Ah, l'universo siamo noi? Sì. Dici quello? Dai, lancialo. Dobbiamo vedere. Guardiamo, ok, e adesso secondo. L'universo siamo noi. Eccolo qua. Porterò laddove non credevi che esiste.
Perché ti blu? Siamo in onda, siamo sempre qui delle 12. Vogliamo ricordare un pochino gli appuntamenti, certo, nel frattempo. Dai, il lunedì che ci sono lunedì i ragazzi. Abbiamo Bramol, che me lo ricordo, ora me lo ricordo. E Mr. X con i fumetti. Esatto. Bramol, io non mi ricordo un nome. Allora, non mi ricordo perché si mai. Chiama Matteo Joel Bramolbini. Io non mi ricordo. Per impararlo. Bramol. Non puoi capire, cioè, quant'è che facciamo alla mia età, non si può imparare un nome così strano, età. Bramol. Ex è più facile. Ex. Cioè, lo so, più semplice. No, Bramol. Ex e brr. Ed ex. Era più semplice. Brex. 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 E noi parlavamo dei fumetti, ieri abbiamo fatto vedere dei video spettacolari, veramente. Mm-hmm. Belli, 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 tutte parodie di cartoni animati, cioè di fumetti, di insomma, non sono, ora mi bacchettano perché non uso bene i termini tecnici. Allora, praticamente hanno passato una parodia, diciamo, dell'ultimo film, mi sembra, di Aiutateci, anche dato che ci state seguendo voi, di Cine Video Comics, anzi in onda ogni lunedì. Ogni lunedì. Alle 15:05. Sempre poi, alle 15:05 e 27 secondi ogni tanto. Bene, sì. Vero. Poi martedì ci siamo noi, con i personaggi. Il mercoledì c'è Antonio Capozzi di Radio Rosa con la sua classifica dei brani più ascoltati e più visti su iTunes. Radio Rosa è una buona radio, bella radio. Sì, sì, sì. Sono a Sanremo, su Radio Rosa. Sì, sì, sì. C'è lo Yoz, se non sbaglio, o Radio Fiore. No, Radio Rosa, sì. Radio Rosa era a Sanremo, sì, sì. C'era. Che lì ci lavora, i nostri amici gemelli siamesi, in Mea, poi ci lavora Alessandro Paci. Cioè, Alessandro Paci, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 ho fatto anche un'intervista a Radio Rosa. No, loro sono molto, molto attivi, molto attivi. Il giovedì c'è la Roxy con le sue personaggi. Ora avremo un cinema, personaggio molto interessante. Molto interessante giovedì. Un ragazzo che è un cantante, ha fatto Amici, mm-hmm, e che ha fatto faremo uno spot dell'Algida degli anni 80, mm-hmm, e c'era questo ragazzo. Non vi svegliamo nulla. E il venerdì invece c'è Amedeo e Lorenzo e ci parlano di sport, quindi quelli delle 12 a mezzogiorno e a mezzanotte. Prettamente di Fiorentina, ma anche se... anche di sport in generale. Tutti gli sport, anzi sentiteli, se avete qualche curiosità sullo sport loro possono rispondervi. Come noi sui vostri personaggi, se volete vedere qualche cosa contattateci pure, noi siamo sempre aperti alle vostre richieste. Okay. Stavamo parlando comunque... Scusa, lì si era eclissato un attimino. No, perché cercavo di capire... Un ragazzo che ho fatto Amici ha fatto uno spot dell'Agida negli anni 80, cercavo di capire un attimo. Non spoileriamo niente, no, dai. Non possiamo dire. No, capivo quanti anni avesse, perché se degli 80 faceva già fatto uno spot. Magari era bambino. Ah, da bambino. Era bambino. Bambino. Ah, era piccolino. Perché sennò non c'è senso. Comunque sia, stavamo parlando appunto, perché mi hai fregato la mia scuola? Ah sì, dell'universo siamo noi stiamo parlando, ecco. No, devo dire appunto, parlavo anche di Radio Rosa, mm-hmm, l'universo siamo noi è stato un brano, diciamo, che mi ha fatto conoscere a livello proprio nel settore, perché è stato in classifica per 3 mesi, mm-hmm, nella top 100 dei brani più passati in Italia a livello indipendente, tra l'altro per una classifica l'alternative pop rock, che diciamo è quella che mette in classifica la top 10 dei ragazzi emergenti più passati, diciamo, nella radio, sono stato primo per 3 settimane, quindi è un brano che mi ha portato a farmi conoscere almeno a livello, diciamo, in quello che è livello indipendente, no? Mm-hmm. Quello che poi noi siamo lì, capito? E è un brano, sì, che mi ha fatto fare la mia prima tournée l'anno scorso di 30 date. Sì.
Sì, ho avuto questa bella esperienza da nord a metà sud, diciamo, metà nord, da pescare, come te. Da nord a Pescara ho avuto modo di ampliare A tutte. Crotone non ci sei arrivato. No, Crotone no, perché lì c'è veramente una. Cioè, lì sono difficili, capito? Cioè, lì, a parte che è il don che organizza tutto, è il prete, come allora devi andare a conoscere, devi conoscere, poi lo conosco anche già il prete, però sai, devi lavorarci un po', Poi non è comodissimo arrivare a Crotone, perché io No. quando vado in te ci ti apre andare Ma sono a stato Crotone. l'ultima volta, vabbè, sono stato a Natale perché ci vado. Io di estate non ci andavo da 12 anni. E appunto, visto che ero andato a suonare a Pescara, mancano 500 km, ero con il mio ragazzo che mi segue, il mio manager. Cioè, sta dicendo il mio ragazzo, Eh già sì. stiamo E parlando. stavo andando, oh, sono andato, gli ho fatto vedere un po', è bellissimo, il mare di giù, adesso no perché è bellissimo veramente. No, no, E sono quelle stradine lì che è la prima volta che faccio con la macchina, perché l'autostrada non arriva fin lì, No, no, fino a arriva a Taranto. Sibari, Sibari. Ah sì, Ah, te, non ho io partendo, Taranto, esco. io faccio di solito faccio la Salerno-Reggio Calabria, esco a Sibari e Sibari sono 100 km di paesini arrivare a Eh no, Crotone, io ne cioè ho tutto. 230, madonna, non ci arriva mai. Sì, non si arriva mai. Cioè, io infatti si parte di notte in modo da arrivare lì verso le 7 la mattina, se no se arrivi alle 10 così non arrivi mai. Cioè, tutta la gente va in mare, sì, E che pensa passi Ciron che. Marina, passi un sacco Esatto, e pensa che di. c'è un anello. Cioè, quando devo tornare, sono stato 2 giorni poi perché dovevo andare poi a suonare lì dove ho conosciuto Ruggero. E cosa è successo? Che c'è stata, non so se vedete, Sì, l'inondazione. quest'estate, invece ero in Calabria, infatti. E io dovevo, cioè, se io fossi partito, io dovevo partire la mattina dopo, quindi l'avrei beccata in pieno. Sono partito la sera anziché partire la A mattina. Ciro mi sembra Sì, a proprio. Cirò. E Sì, infatti pioveva, pioveva, pioveva. E il giorno dopo, guarda, te a Invece volte la. io ero lì insomma, a Strongoli, che è proprio prima di Crotone. Però lì non era successo niente. Però a Esatto. Ciro, che comunque sono, mi sembra, 50-60 km più in su, era Sì, infatti questo distrutto il guarda, vuol dire paese. seguite sempre il vostro istinto. Sì. Ok. Quindi, vabbè, dopo questa parentesi sulla. Comunque, no, No, beh, bellissimo, cioè comunque sì, bellissimo. andate in Calabria, andate a Crotone, che veramente. Poi la Crotone non è fatta Sì, tutta. però Cioè, ragazzi, siete incredibili, cioè avete una capacità di cambiare No, discorso no, che no, no. non vi No, perché seguo. Crotone, te sei stato 12 anni fa, io sono stato la prima volta nel 2000, è cambiato completamente No, tutto. Cioè, il Crotone sono centro è stato stato anche rifatto. No, no, ultimamente. però dicevo, da quando ci andavi prima ora, hai cambiato tutto Sì, il no, centro è e. cambiata anche la gente, ma io sono di Cutro in realtà, non sono di Cutro. Crotone. Cutro, che è un Che ci paesino. dovrebbe essere il pancio, dovrebbe essere Sì, di Cutro, mi ragazzi, sembra di. no, no, lui non è, lui è di Reggio Emilia dove abito io. Sì, ma però di originario. Ma no, non credo, che io sappia no, poi Dai, invece. quello calabrese no. Sì, lui abita a Reggio, Aiutatemi. però parla reggiano perché ti spiego, a Reggio Emilia sono tutti cutresi, cioè, non c'è il popolo cutro, cioè, allora lui avrà preso, infatti i suoi amici sono tutti cutresi, è da Sì. lì che. Parlando di Crotone, è arrivato il momento di lanciare il tuo video. Lanciamo Un altro, di già. Eh Sì, ma sì, e infatti vi siete persi, ho passa cercato velocissimo a parlare della di. Calabria. E ovviamente siamo arrivati finalmente a quello che è l'attualità, diciamo, di Alfonso, Sì, ossia. tra virgolette, l'attualità, sì, diciamo, giro giro mondo. Giro giro mondo. Giro Se restassimo bambini non saremmo tutto questo, non avremmo più pensieri, niente tasse né problemi. Vivono i bambini senza stress e senza sesso, solo baci e carezze, non hanno debolezze. Oh, yeah oh, yeah oh, yeah oh, yeah oh. Se restassimo bambini qui sarebbe tutto salvo, tutti quanti alti uguali, coi capelli e nessun calvo. Ridono i bambini tra innocenza e verità, niente tradimenti e furti, una grande società. Giro tondo, guardati intorno, balla con il mondo che gira tutto intorno. Giro giro tondo, guarda questo mondo, non è più rotondo, se lo guardi in fondo, a fondo sei. Se restassimo bambini,
questo mondo cambierebbe, un sorriso basterebbe a far pace veramente. Giocano i bambini senza soldi e senza guerre, nessun vinto né vincente, solo amore innocente. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh. Se restassimo bambini con le dita colorate, disegnando nuovi cieli dentro favole incantate. Amano i bambini senza razze né colori, sanno essere anche adulti nel più grande dei dolori. Ah. Giro, giro tondo, guardati intorno, balla con il mondo che gira tutto intorno. Giro, giro tondo, guarda questo mondo, non è più rotondo se lo guardi in fondo. Giro, giro tondo, guardati intorno, balla con il mondo che gira tutto intorno. Giro, giro tondo, guarda questo mondo, non è più rotondo se lo guardi in fondo. Fondo sei. Costruiremo un grande mondo per poi fare giro tondo. Siamo dei bambini adulti solo per l'età, con la voglia di giocare se. Giro, giro tondo, guardati intorno, balla con il mondo che gira tutto intorno. Giro, giro tondo, guarda questo mondo, non è più rotondo se lo guardi in fondo. Giro, giro tondo, guardati intorno, balla con il mondo che gira tutto intorno. Giro, giro tondo, guarda questo mondo, non è più rotondo se lo guardi in fondo. Bentornati alla diretta di Quelli delle 12. Io sono sempre Chrissing, lui è sempre il boss col cappellino, Leonardo Menicucci. Tanto siamo la Roxy, ci segue. Ciao, ciao Roxy. Che non, dice, non si è sentito il nome. No, poi ci segue in televisione. Che io stavo quasi per dire il nome del tuo ospite di giovedì, ma non si è detto. Ho il dilemma, cosa cucino? Ah sì, ciccia con rucola, olive, scagli di parmigiano. Allora bisogna a casa tua a mangiare, Roxy, scusa. Prepara due posti in più, anzi tre, anche lui. Davvero? Dai, vediamo. No, c'è anche mio nipote col suo ragazzo che ha portato in giro. Siete in tre oggi. Sì, siamo in tre. No, ma io ho una famiglia molto grande. Potevi farli venire anche qui quando non c'è mica problema. Ma dico, io sono più piccolo, ho due fratelli, una sorella, 8 nipoti. È un cagnolino. È un cagnolino. Perché sei di Crotone? Io ho. Sì. Io sono una sorella sola, però dalla parte della mia moglie sono in 5 fratelli e 10 nipoti anch'io di là. Io una sorella e 2 nipoti. Lei 4 fratelli e 10 nipoti. Beh, mia mamma è diventata nonna 37 anni. Nonna 37 anni. Mia mamma praticamente quasi, quindi capisco. Capirà anche lei. Ciao mamma. Comunque, quanti danni ti ho fatto, mamma. Comunque, allora, abbiamo fatto ascoltare una canzone su cui non abbiamo parlato niente, perché stavo cercando di bloccarvi su Crotone, ma ormai eravate parlate per le strade dei paesini a ripigliarvi. Era una cosa pazzesca. Siamo arrivati a? Giro Giro Mondo. Come ci siamo arrivati a Giro Giro Mondo? No, ecco, sì, è il brano che mi ha portato su Rai 3, questo, diciamo. Perché io ero andato a Sanremo. Mm-hmm. Quando? Nel 2000, 2 anni fa, sì, 2000, cos'è? Oggi, 2014, sì. Scusa. No, scusa, 2015, l'anno scorso, chiedo scusa. L'accendiamo? L'anno scorso, sì. Okay. Sono andato a Sanremo per appunto collaborare con questo programma sulla 7 Gold nazionale, per appunto ho scritto le sigle. Da lì, diciamo, c'erano vari ospiti della Kermesse, Nina Zilli, mi ricordo, poi chi è che c'è stato? C'è stata Venegone, insomma, c'è stato parecchi artisti. E c'erano anche questi due reporter della Rai. Al che così, ma scherzando, è andata proprio una cosa così, fa: dai che ti faccio uno sketch di questa canzone, cantamela e me la fai. Gliel'ho cantata. E cosa è successo? La figata è successa che quando poi, diciamo, vediamo se la mettono su Rai 3. L'hanno messa, però cosa è successo? Che io sono diventato l'uomo sigla del programma Blob di quella settimana lì. Perché siccome, diciamo, ero tra virgolette la rubrica era, diciamo, dedicata agli artisti a Sanremo, Platinetto, diciamo, io rispecchiavo il ragazzo sconosciuto che andava a Sanremo a farsi conoscere.
E da lì sono diventato l'uomo sigla. Ah, ma ha venduto un sacco in quella settimana. Cioè, questo è proprio l'impatto della TV. Vabbè, l'impatto della TV è devastante. È devastante. Sì, 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 infatti, secondo me, ancora oggigiorno internet, almeno per come credo io, non c'è ancora arrivato alla popolarità. Sì, cioè, sì, internet ti fa conoscere, ma la TV ti dà la popolarità. È vero, è vero, è vero. È vero. C'è da fare. Perché poi comunque. Perché? Perché comunque la televisione è un oggetto, e te hai visto fin da piccolino, è una cosa che, un oggetto di casa, un oggetto che te hai lì, esatto. E ti fidi, esatto. Internet, esatto. Magari il computer lo accendi o spengi, la televisione è il tuo amico e ti parla, quindi... Esatto, ma è un po' quel discorso che facevamo prima, ci sono tanti cantanti che cantano, che fanno concerti e non sono conosciuti, invece casomai, che ne so, uno che non canta mai, però in televisione è conosciuto. Sì, sì, è vero. È vero. Come vedi poi i talent così che danno... Tu cosa pensi di talent? Eccoci all'acqua. Ma secondo me tu sei una pro talent. Non gli piace. Non ti piacciono? Non mi piacciono tanto. Allora, mi piace guardarli, perché comunque mi piace vedere, capito, magari questa eterna lotta fra 300 ragazzi e ne arriverà soltanto uno. Diciamo che è una specie di... sembra quasi una cosa tipo per gladiatori, capito? Tutti quanti, cioè, si eliminano a vicenda, uno vince e comunque sia verrà mangiato da leoni, perché comunque sia arrivi per entrare in una gabbia più grande ancora. Abbiamo un messaggio. Allora, ciao, un saluto da Pontedera, siete simpaticissimi. Grazie. Ciao, grazie. E saluta Pontedera, che siamo simpaticissimi. Pontedera? È fra Firenze e Pisa, più. Ah, non è a Crotone. Sulla Firenze Pisa Livorno. No, ma cioè sono 5 minuti da qui, vero? No, da Crotone. Anche. No, vabbè, basta che guardate che cosa ho risposto a che eravamo, dov'è che eravamo allo quando eravamo allo stadio per la partita. Sì. Che cos'è che gli ho risposto? No, non lo sapevi dove era. Dove era? Ops. Le due strade, infatti Cosimo si è arrabbiato. Il mio stadio, allora vabbè. Vabbè. La nazionale cantante, a vedere la nazionale cantanti. No, perché praticamente era... siamo andati a questa, la nazionale cantanti, e c'era appunto, mi ricordo Pierluigi Pardo, che appunto, che stava facendo un'intervista per noi, no? E mi ha chiesto dove eravamo. Non avevo un'idea al mondo. Nel senso, eppure... Zona Certosa, anche due strade, vai là su. Ma io mi perdo anche per andare alla Biblioteca Nazionale, tipo a 5 minuti da casa mia, mi perdo. Quindi va bene, nel senso, non è. Infatti, gli chiedevo, scusa, ma mi dai un numero civico? No, no, no. Ho risposto io, infatti. Ma io non so dov'è. Vabbè. Comunque, dicevi dei talent che non ti piacciono alla fine? Non mi piacciono perché tipo uno su mille ce la fa. Ma è per tutto nella vita poi. Sì, però mettere così, diciamo, allora, se hai 15 anni e vuoi fare una roba del genere, allora sì. Perché volendo, una volta che finisci questo, può essere un trampolino di lancio per altro. Sì. Ma io attualmente, diciamo che per quanto riguarda, diciamo, talent, televisione e musica, diciamo che un pochino di gavetta l'ho fatta, e questo è un rischio troppo grande, per esempio, per alcune persone che hanno fatto un certo tipo di strada. Cioè, dipende da quello che si vuole fare nella vita, perché a 15 anni ti puoi permettere un talent, ma quando magari hai fatto un bel po' di strada, tu andare sui talent è un po' sminuirsi per me. Sì, è anche vero, dipende poi. Dipende da quale, perché ci sono alcuni talent che... Abbiamo tempo, no, per parlare? Sì, aspetta. Sì. No, un minuto, no, nemmeno. Okay. Quindi, ragazzi, fate sempre la cosa giusta per voi, che sia talent o non talent. Allora, siamo andati settimana scorsa a vedere la prima di Infernet, che è un film spettacolare, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Ciao a Viorel, che è già bello venuto qui. Sì, Viorel, salutiamo Luca Seta, salutiamo Andrea Montopole, salutiamo, comunque c'è Remo Girone, c'è Farnesi, tuo amico, che... Vabbè, non diciamo nulla di Farnesi. Perché? Perché non è stato troppo simpatico, secondo me. No, vabbè. Se l'è un po' tirata. Cioè, mentre tutti gli artisti, comunque gli attori sono rimasti lì, lui si è fatta male prima la foto con lei e poi non l'ha più. Davvero, vista. Poi perché me lo sono aggrappato, nel senso, ho mandato la foto a mia mamma e dopo vi farò vedere a voi su Facebook, perché voi di televisione almeno, ma quando venite anche su Facebook, accendere tutti e due, almeno vedete anche fuori onda. Quello che ha risposto mia mamma quando gli ho mandato la foto. Quindi facciamo vedere dei pezzettini trailer e le interviste dell'inizio, poi dopo mandiamo anche quelli a fine proiezione. Quindi Infernet. Mi
chiamo Sandro e sono una checca. Dillo. Dillo. Avanti. Oh. Oh. Fammi andare. Dillo. Ciao, sono Sandro e sono una checca. Siamo al The Space di Novoli di Firenze. Oggi finalmente esce Infernet, il film tanto atteso di Giuseppe Ferlito. Come produttori Michele Calì e Federica Andreoli. Siamo qui con Leonardo Borgognoni e Viorel Mitu, protagonisti del film. Ragazzi, come siete stasera? Carichi? Emozionati? Che domanda banale che vi faccio. Esatto, cioè chiaramente io almeno sono emozionatissimo perché abbiamo girato ormai più di un anno fa e pensare, cioè, un anno fa che sarei realmente riuscito ad arrivare a vedere il mio film, un film in cui recito, era un sogno che mi sembrava irrealizzabile. Poi interpretiamo appunto due ruoli che abbiamo fortemente voluto, abbiamo lottato per averli, quindi una soddisfazione veramente enorme. Viorel, te invece non sei per niente teso, te lo leggo proprio nel volto. Sì, che sono un po' emozionato, dai, guarda, siamo allo Space, poi c'è questo bellissimo cartellone, c'è il regista qua, sono veramente contento perché si sta realizzando qualcosa che io un tempo fa desideravo davvero. Con un colpo solo lo stendo. Tu che cazzo riprendi? Qui siamo tutti emozionati, ma io sono contento principalmente di vedere i miei ragazzi dentro questo film perché se lo meritano, hanno lavorato dentro la mia scuola, si sono veramente prodigati, un senso di grande abnegazione, cioè senso sacrificio per tanti anni, e alla fine sono stati premiati facendo questo film da protagonisti, perché il film è variegato, ci sono tantissimi attori famosi, Enrico Ignazio, Remo Gironi, La Pellini, Katia Ricciarelli, ma l'asse portante, la colonna vertebrale del film sono questi ragazzi. Questi ragazzi, Viorel, capito, Leonardo Borgognoni. Cioè sono due ragazzi che portano avanti il film e sono, come dire, non sembrano neofiti. Sembrano ragazzi già navigati, sembrano veramente come se avessero alle spalle diversi film, invece è la loro prima opera. Beh, ma diciamolo, hanno avuto te, insomma, come maestro, quindi c'è tutto merito tuo, no? Oltre alla loro bravura sicuramente che c'è innata, però hanno avuto un maestro come te. Che se ne intende di recitazione e di attori. Ma dici? Ma... Assolutamente sì, assolutamente. Non è così, perché diciamo così, se non c'è sostanza non puoi fare nulla. Io ho visto questi ragazzi che hanno grande qualità. Pito. Non dobbiamo avere paura. Lo sai che io posso farti del male se voglio? Un'ultima possibilità. Lo sbanco quel sito di merda. Mamma. È un film molto molto serio. Perché è molto serio, molto drammatico, è un film che è veramente problematico, perché analizza veramente uno spazio così indefinito, così sottile, così pericoloso, ed è quella linea sottile ed orizzonte tra il reale e il virtuale, dove l'esperienza umana si fa confusa e i ragazzi giovani che non hanno gli strumenti rimangono intrappolati. E quindi diventano una specie di sabbie mobili, no? della rete, un campo minato. E lì ovviamente succede quello che accade poi, certo, nel film. Stai attento che io li odio i finocchi. Ho un'idea che li farà diventare i frociti famosi di internet. Vi voglio fare una domanda che non vi ha mai fatto nessuno. Come è stato baciare Luca Seta? Beh, questa è una bugia quella che hai detto, perché ce l'hanno fatta... No, è stato... È difficile baciare, sentire la barba è stato... Perché poi lui è un bel barbone, no? Quindi ai tempi ne aveva ancora di più, quindi... No, è stata una bella esperienza, a parte tutto ringrazio Beppe Ferlito, Michele Calì e Federica Andreoli che hanno dato l'opportunità di fare questo progetto. È stato... Interpretare il ruolo dell'omosessuale è stata una bella sfida. Spero che arrivi un bel messaggio a casa. È un film crudo, è un film che è un pugno allo stomaco, ma è un film che ti fa riflettere. È importante che nel cinema si trasmetta anche questa cosa e che arrivino anche messaggi che facciano riflettere. Certo, hai ragione. E vabbè, ora te lo devo chiedere anche a te. Com'è stato baciare Andrea? Scusami.
Beh, oddio, nonostante un sacco di uomini e donne mi abbiano invidiato, devo dire che io in quel momento non è che mi sono invidiato molto. No, vabbè, battuta a parte. È stato, come diceva Andrea, in realtà sono molto contento. Non mi era mai capitato di interpretare il ruolo di omosessuale. E interpretarlo, tra l'altro, con un mio carissimo amico, anche se alla fine poi ci ha aiutato, perché insomma ci vogliamo bene da parecchio, però all'inizio forse c'era addirittura più imbarazzo. Però sono molto contento perché... vabbè, innanzitutto non siamo caduti nella macchietta e nelle cose, e poi soprattutto appena abbiamo superato quel gradino di imbarazzo, che ci sta tutto, insomma. Chuck, tra l'altro, perché il regista voleva... Vabbè, però vi è andata bene, solo 7? Beh, in teoria non sono neanche pochissimi, diciamo che va bene, dai, 7... Vabbè, dai, come prima volta va bene, dai. E quindi scavallato quel click lì è stato... lavoro ed è stata addirittura, per quanto mi riguarda, sia attorialmente che umanamente, una crescita, perché è come se mi fossi guardato dall'esterno e ho messo in quel bacio, ma in quel bacio era il mio lavoro, in quel momento, tutto l'amore di cui ero capace, quindi spero che arrivi e io sono contento. Poi era contento anche il regista, vediamo. Uno dei due gay che abbiamo pestato l'altra sera non ce l'ha fatta, è morto. Ma che stai dicendo? Quali gay? Sono seri? Non capisco. No, non riesco a ricordare, ma cosa stai dicendo? Fai sul serio? Quelli dell'altra sera, dai. Bentornati, siamo sempre quelli delle 12. Abbiamo appena visto la prima parte del nostro servizio su internet. Salutiamo i nostri amici Luca Seta, Andrea Montovoli, Beppe Ferlito, il regista, Vio del Mito che deve venire qui, che ha detto lui si è divertito un sacco quando è venuto a vedere Telebra Viola, quindi ci può tornare, quindi ti aspettiamo, Viorel, quando va a venire. Anche perché dopo, infatti, ricordiamolo che dopo la diretta delle 12 di giovedì, dopodiché c'è anche Telelibera, la diretta Viola, di Telelibera Viola, sì, che è un'ora in compagnia dello sport. Dello sport, della Fiorentina e delle bischerate, si dice. È una specie di mai dire gol rifatto sulla Fiorentina. Quindi... Firenze Viola, esatto. No, perché c'è questo in Mea, che l'ha fatto la trasmissione con me, che è un bravissimo imitatore, quindi fa la parodia del direttore sportivo della Fiorentina e poi fa un sacco di parodie. Quindi, Mea, l'uomo delle mille voci. Delle mille voci. Il grande. Finiamo un pochino di parlare, perché alla fine non è senso. Siamo arrivati a un certo punto, perché finiamo almeno la tua carriera, perché abbiamo parlato un pochino di internet, ma dopo ne parliamo anche dopo. Vuoi farmela finire? No. Vuoi farmi finire la carriera? No, diciamo. No, però almeno, dato che non ci abbiamo rimasto tantissimo tempo, quindi almeno qua c'è... Sì, sì, no, beh, se vuole... Allora, innanzitutto invito a tutti a venirmi a trovare, certo, su Facebook, il mio sito, www.alfonsooliver, Facebook Alfonso Oliver, YouTube Alfonso Oliver, andate a vedere il video egoista. Egoista, okay, andate a vederlo. E da lì poi sono tutti i miei appuntamenti per quest'estate. Spero di tornare in Ucraina, veramente, perché lì è veramente un posto magnifico per chi veramente vuole intraprendere, secondo me, questo mondo. Cioè, adesso, cioè, in Italia siamo troppo depressi. Cioè, perché tu in Italia vedi i vecchi, cioè gli anziani che diciamo ricordano il mondo discografico di una volta. I giovani, poverini, nella situazione in cui si trovano, si attaccano agli anziani, quindi c'è una depressione. Poi sti Taba, chi parla di talent. Poi gli stessi che parlano dei talent sono quelli che li guardano, quindi. Sì, infatti. Quindi c'è un po' troppa, secondo me c'è troppa... conflitti di interessi anche. No, conflitti interiori più che di interessi. Quindi è meglio la... No, però a parte gli scherzi, secondo me l'Ucraina, io spero di tornare qua perché è veramente un posto bello e mi è piaciuto. Anche perché molto. Oggi per emergere ovviamente non è facile, cioè in Italia soprattutto. Ma guarda, ma non è mai stato facile. Non, cioè, infatti quello che... Io vedevo un'intervista di... Non mi ricordo se Iannacci... Diceva, ed era, parliamo degli anni 70, diceva, cavolo, è difficile, ma non è che sia, non è mai stato facile, però diciamo che oggigiorno c'è troppa concorrenza, ecco. Sì. Allora i ragazzi, la maggior parte, non hanno più la fame che c'era una volta, per dire. Poi ora è troppo più facile anche con il discorso web, internet, Facebook. Esatto. Cioè, quindi te fai una canzone e la metti su YouTube, per dire, subito. Certo, certo. Mentre prima, per farla ascoltare un po' di gente, comunque ci voleva molto più tempo. Dovevi...
Allora, doveva produrre. Fondamentalmente, no, diciamo che all'inizio il disco era l'arrivo, diciamo, sì, di una carriera. Esatto, adesso, brava, è l'inizio. Adesso è l'inizio. Cioè, adesso cominci dal disco e dopo vedi se fai successo. Invece, se ricordiamo i tempi di Claudio Baglioni, insomma, di tutti quanti i cantanti che ancora cantiamo le loro canzoni e non sono ancora spariti, nonostante siano passate in questo periodo un sacco di meteore. Cioè, il loro arrivo era aver fatto un disco e vendeva quel disco, perché sì, ma prima già avevano di arrivare fatto quel disco, un sacco di gavetta. Cioè, capito? Adesso prima di arrivare a un disco, lo stesso Baglioni stava mollando anche lui, perché suonava, ma poi questo Piccolo Grande poi, Amore si stava Piccolo Grande Amore è stato, diciamo, un flop all'inizio, è stato un flop. Sì, però diciamo è stata con la canzone, ho detto "bah, adesso è l'ultima che faccio, sì, basta, non me ne frega, poi vediamo". E lui non è passato neanche da Sanremo, insomma. No, è vero. Vasco Rossi è arrivato ultimo a Sanremo, per dire. Ma Vasco Rossi ne ha mangiata. Cioè, per dire, così, comunque, ragazzi, bisogna avere fame. Allora, noi ora facciamo vedere la seconda parte. Quando siamo visto il film, che invito ad andare a vedere perché è veramente bello, molto peso, cioè non da bambini, però ti fa vedere le cose vere, quelle cose che succedono veramente su internet, infernet, appunto. Quindi andiamo a vedere quando siamo usciti, abbiamo fatto qualche ghighettina, nostri amici. Sì. E poi dopo vi devo salutare, quindi Infermet seconda parte. A voi. Abbiamo qui il regista Accaldato per Teleregione Toscana. Com'è stato dirigere questo film? È stata una grandissima emozione. E vedere il film con il pubblico, sì, e vedere anche sentire la bellissima attenzione, l'atmosfera che si è creata in sala. È un'atmosfera che non poteva non crearsi perché avete toccato un argomento veramente attuale. Ho visto 2 ore di assoluto religioso silenzio e mi fa piacere, insomma, che tutti i temi sono arrivati, che il pubblico ha recepito il mio messaggio profondissimo. E che poi in fondo il cinema è sempre anche spettacolo, intrattenimento, e man mano che tu ti diverti devi anche riflettere, e questo è un film che secondo me fa riflettere tantissimo. Infatti stavo parlando anche con qualche attore di alcune scene culminanti del film e l'ho trovato veramente interessante, perché ci sono dei temi che, oltre, cioè, quel silenzio religioso per me che abbiamo sentito, è stato proprio perché ognuno nella sala si è rivisto almeno in un fotogramma di questo film. È vero, è verissimo. Questo mi fa piacere perché evidentemente è un film che parla di verità, non è un film che costruisce con l'artificio. È vero. L'arte è artificio, ma il compito dell'artista è superare l'artificio per arrivare a una verità. Vero. Sono d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Lui è il produttore del film. Abbiamo anche il produttore e la produttrice. Buonasera. Buonasera. Grazie. Vi è piaciuto il film? Tantissimo. Stavamo parlando infatti del religioso silenzio che ha seguito tutta quanta la pellicola. Tutto quello che ha fatto Ferlito io l'ho suggerito io. Ecco. Sì, lui mi stava dietro, l'angelo custode. Lui faceva azione, No, io devo dire che Ferlito è un grande amico, un grande professionista e un grande maestro. Questa dice uno che fa cinema da 30 anni. Ho debuttato con Non ci resta che piangere, con Benigni e Troisi. Porca miseria. La produttrice. Dai. Sì, ci prepariamo per Infernet 2, visto il successo. Ciao! Ci siamo in onda. Allora, siamo la Roxy in questo momento e intervisteremo. Lui è Xi. Sì, intervisteremo Luca Seta e Andrea Montovoli. Buonasera, ma il nostro film è stato veramente fantastico. Io non ho mai visto un film del genere, poi ho recitato con degli attori veramente fantastici. È un film che dovete assolutamente vedere. Vabbè, a parte gli scherzi, dopo. È stata dura interpretare la parte dell'omosessuale nel film? Guarda, in quanto uomo mi sono sentita veramente un attimino violata nella mente, però... Molto acuto, adesso dammi il cellulare, sequestrato. Infernet è il film più bello dell'anno, dovete venirla a vedere. Vabbè, dopo questa bugia, vi ripassiamo la linea allo studio. Darò e... Sì, un saluto, ciao. Infernet nelle sale, vi aspettiamo. Io riso quando sono tutto sulla tomba. La tomba c'è un po' di...
Salve, come va? Niente. Bene, rock and roll, sono qui a intervistare, io c'è un momento, parlavamo in particolare di un momento importante del film. Benissimo, quello in cui se ne va, se ne si va a casa. Sì, sì, dove si va a casa noi tre. Il maggiordomo. Sì. E lui fa? Il maggiordomo. Abbiamo svelato il film. Siamo con Daniel Pistoni e Marco Profita, altri due protagonisti del film, dove hanno interpretato il ruolo anche loro di bambini birichini, come ho chiamato in una mia intervista a Viral Me Too. I bulli. Sì, abbiamo fatto... siamo abbastanza cattivi, dai, si può dire che non siamo proprio dei ragazzi per bene, ma in realtà sotto sotto si vede, siamo buoni nella realtà, però nel film è stato interessante perché abbiamo dovuto comunque immedesimarci nel personaggio e creare una situazione diversa dal nostro, perché non è il nostro solito questo, e quindi credo che sia stato bello, costruttivo per noi e anche credo importante per il film, perché vedere, già lo dico da parte anche da osservatore, vedere questi quattro ragazzi comunque con questo ritmo tra di loro, con questo reale senso di amicizia, perché poi tra di noi e lui siamo migliori amici, con Viore e con Leonardo si è creato subito comunque un stretto legame, è stato molto importante perché ci ha permesso di creare qualcosa che secondo me è molto bello. Vero. Tu Daniel? No, io devo ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di fare questa cosa, è stato fantastico e importante secondo me quello che ha detto Marco, cioè c'è ritmo fra di noi, quindi si rivede poi sullo schermo. Che abbiamo pestato noi? Nessuno. Viviamo in un mondo feroce. Andiamo a prelevare. Abbiamo tutti paura. E il conforto alla nostra paura viene dalla fede negli esseri umani. 28 aprile tutti al cinema e non mancate, altrimenti vi trascinerò all'inferno. Guardate il film, no, è fantastico. Cattivissimo Viorel. Ed eccoci tornati qui, cattivissimo davvero Viore. Anzi, ricordiamoci che Viore comunque in realtà è timidissimo. Sì, ma infatti a fine, quel ragazzo che fa il cattivo, quello del ciuffettino, no? A fine è stato ospite a noi, cioè, si conosce abbastanza bene, quindi a fine film ha detto, oh, mi fa paura. No, film, ma dai! Perché timido sul serio, invece non te l'aspetti che un ragazzo così sia così timido. No, è vero, però sicché... è un attore bravissimo, è stato bravo. Sicché adesso salutiamo comunque sia un pochino tutti quelli che ci hanno seguito la diretta delle 12, ricordiamo gli appuntamenti della settimana. Lunedì i fumetti con Mr. X e Bramol. Ti hai preso gusto a dirlo. Martedì siamo noi. Martedì noi. Martedì Capozzi, la musica di iTunes. Giovedì. Di Radio Rosa, insomma. Sì, giovedì Roxy con i suoi attori e personaggi. E invece venerdì abbiamo lo sport. E la settimana, e questo venerdì avremo un ospite, un ex giocatore della Fiorentina. Quindi, cos'è in campionato la Fiorentina? Fiorentina... Dai, che cosa gli dici? Siamo calati, siamo primi. No, ma non sono il tetto di calcio. Quinti. Comunque, vi invitiamo dalla, a mettere... Dalla fine. No, quinti. Dai, non finiamo in tristezza. Però. Comunque, salutiamo... Alfonso. Grazie per essere stato con noi. Lei non se ne ricorda. No, ma le donne c'è sempre la memoria corta. Alfonso Oliver. Guarda gli occhi, mi ricordo il nome, capito? Quello. Veramente ho letto lì, Alfonso Oliver. Comunque mettete like sulla pagina, seguiteci su Facebook, streaming. E nel pomeriggio ci sarà anche su YouTube. Sì, quindi almeno poi si può condividere. A giovedì prossimo. Sì, a giovedì. A martedì, scusate, eccoci all'acqua. A martedì prossimo. Con quelle delle.